cominciano le prime critiche, perché quello che versa in questo canale questo depuratore all'inizio sembrava essere non ben depurato, però l'acquedotto dice aspettate, perché per andare a regime ci vogliono 60 giorni, quindi aspettate. Dopodiché in realtà le analisi vengono fatte dopo un mese, non dopo 60 giorni, e le acque sembrano essere buone, lo dice l'acquedotto, poi lo dicono anche gli ispettori del tribunale, poi lo dice anche la capitaneria di porto. A sto punto io devo credere che queste acque sono pulite. Allora, se queste acque sono pulite e vanno a finire in mare, seppure questa è una zona protetta, comunque ovunque vadano a finire, se sono pulite, sono pulite. E allora, se c'è un depuratore che versa acqua pulita, perché io lo devo chiudere e ritornare a ricevere tre paesi con 50.000 persone che versano in falda? Sì, ma chi se la prende la responsabilità di chiudere un depuratore? Non se la prende nessuno la responsabilità di chiudere un depuratore che funziona bene. Tra l'altro, questo canale che arriva in questo mare è un canale lungo 45 km, no? 45 km. E che quindi porta altri depuratori, porta il depuratore di Francavilla, porta il depuratore di Mesagno, di Latina, quindi sono tutti depuratori che tra l'altro sono di vecchio e quindi funzionano non come quello che è entrato in funzione adesso, quindi quelli sì che andrebbero chiusi, ed è quello che chiediamo. Oppure se avremo un depuratore da farlo al canale. E noi quello che chiediamo, di controllare questi depuratori che non funzionano bene, perché quello che funziona bene perché lo devo chiudere? La conduttore sottomarina porta la tua. Ma no, chiediamo un'altra cosa, di riutilizzare quelle acque per l'agricoltura, che forse è anche più semplice e meno costoso di questa conduttura sottomarina. Come stanno facendo Fasano? I depuratori di Ossuna di Fasano prendono, riutilizzano quell'acqua, non la buttano. Quindi è molto difficile capire la legalità da che parte in una situazione come questa. È sempre difficile, è sempre difficile. Però tre enti che dicono la stessa cosa è sempre difficile. Ed è molto difficile far capire che chi dice sì al depuratore non sta, non vuole il male di Torre Guaceto. Io non posso volere il male di Torre Guaceto. Io voglio il bene di Torre Guaceto e penso che a tenere aperto il depuratore sia il bene di Torre Guaceto. Perché se il depuratore rimane aperto io posso dire scusate, questo depuratore funziona bene, perché non mi andate a vedere come funzionano gli altri? Oppure posso chiedere... Ma qui il Torre Guaceto in effetti depura anche l'acqua che viene da questo canale che fa 45 km? No, questo è soltanto della cittadina... Carovigno. San Vito e San Michele sono tre paesi che insieme fanno 50.000 persone. A monte di questi tre paesi ce ne sono altri grossi paesi come Francavilla, Mesagno, che hanno il loro depuratore che sversa, però sversa più a monte, per cui non lo vedi quello che arriva in realtà, se no quando ci sono le piogge, anche perché a monte ci sono delle voragini per cui un po' questo si disperde. Però il funzionamento di questi depuratori che sono a monte è un funzionamento che non va bene, perché c'è stata una indagine di Brindisi Report che ha fatto vedere che queste acque versate da questi depuratori a monte, ripeto, sono acque che invece sono putride, hanno cattivo odore, a differenza di quello che hanno aperto di Carovigno, che invece a detta dell'acquedotto, e non ce la beviamo perché l'acquedotto è interessato, ma a detta della capitaneria, ma soprattutto gli ispettori del tribunale che parlano sempre in maniera terza, parlano di acque che invece sono buone non solo li rispettano, ma pare che vadano anche meglio dei parametri. Tutta questa storia è intervenendo, tutta questa storia è montata da chi?
tutta sta storia, poi c'è anche un discorso purtroppo politico di bandiere, come hanno fatto con il genitore, con postaggio, non si va avanti. Cioè un depuratore è civiltà. Il mio professore di igiene all'Università Ferrara una volta ci fece una domanda e ci disse: secondo voi quali sono le acque marine più pulite d'Italia? È tutta a dire la Sardegna, la Puglia, la Sicilia, perché quelle erano le acque limpide e quelle ci veniva da dire. No, è sbagliato, nessuno ci ha preso, perché le acque più pulite d'Italia erano le acque emiliano-romagnole, seppure le vedete torbide e il sottosuolo, ma questa è la costa, è l'unica costa d'Italia che è provvista di depuratore, nonostante si becca il Po, quella è, sono le acque più pulite d'Italia. Io facendo il bagno a Santa Sabina, nella nostra costa, ogni anno mi prendo l'otite. Perché? Perché questa costa, purtroppo, finché il depuratore non va in funzione, finché non allacciano, che tra l'altro paradossalmente Carovigno dei tre paesi è quello che ancora non è allacciato a questo depuratore per un problema di dipendenze, cosa succede? Che tutte le nostre coste sono provviste di quelle cisterne che raccolgono i liquami che poi l'autospurgo deve prendere e portare. Vengono bucate queste cisterne, per cui cosa succede? Che per evitare di chiamare l'autospurgo e di pagare l'autospurgo, ogni famiglia si buca queste cisterne, per cui i liquami vanno direttamente nel terreno. Se stiamo parlando di coste, il terreno lì non è falda, lì è mare. E quindi noi abbiamo di fronte a un depuratore che non si mette in funzione, che porta acqua pulita, perché un depuratore depura, abbiamo di contro questa situazione qua, che invece dovremmo accettare e ritornare a quello, che è assurdo. Cioè io sono così felice, contento di aver raggiunto la civiltà con un depuratore che viene messo in funzione e che depura, e c'è qualcuno che vuole tornare indietro. E questa è una questione che veramente io non posso accettare, anche se si parla di persone amiche, ecologisti e tutto quello che volete, però stiamo parlando di salute pubblica, perché quella è salute pubblica, cioè un mare inquinato, perché lo dite, se io vado in un mare dove non ci sono batteri non me la prendo, perché non è l'acqua nell'orecchio che mi genera un otite, quello che va nell'orecchio con quell'acqua sono i batteri, sono i coli che mi generano la